Polizia Stradale di Fano ieri sera ha arrestato per furto aggravato due napoletani già noti alle forze dell'ordine dopo che nella loro auto sono stati rinvenuti quasi 3.000 euro in contanti ritenuti con molta probabilità provenienti da un furto messo a segno ai danni di una commerciante di origini cinesi di Civitanova Marche oltre a svariati oggetti d'oro. I due rispettivamente di 20 e 26 anni sono stati fermati dalla pattuglia al casello di Fano dopo che gli agenti si sono insospettiti della particolare andatura dell'auto notata nel tratto autostradale della 14 all'altezza di Marotta. Determinante per i due agenti è stata anche una comunicazione arrivata via radio che parlava di un furto di denaro con destrezza avvenuto poco prima nel parco commerciale di Civitanova Marche dell'auto di una donna alla quale era stato portato via il borsello con l'intero incasso della giornata, ma che forniva anche una descrizione dettagliata sia dell'auto che anche dei ladri che poi si erano allontanati. Perquisizioni quindi personali e sul mezzo hanno consentito agli agenti della stradale di ritrovare così il bottino ed arrestare i due napoletani che ora si ritrovano nel carcere di Pesaro a disposizione del giudice. Ora agli investigatori della polizia di Fano spetta il compito di ricostruire la provenienza dei gioielli e del denaro rinvenuti nell'auto dei due.